passo la parola al sindaco, che alla fine concluderà con una proposta di delibera che il Consiglio Comunale andrà a votare. Prego, sindaco. Sì, grazie Presidente, saluto tutti i consiglieri, saluto il Presidente dell'Ordine e il Presidente del Comitato e devo dire di essere molto soddisfatto perché francamente dopo le esperienze precedenti vedere qui stasera tanta gente ci rincuora e ci dà coraggio rispetto a una battaglia portata avanti ormai da oltre un anno e che sicuramente ci vedrà combattere e lottare fino all'ultimo momento. Rispetto al deliberato vedo che non sono state fatte osservazioni dal Consiglio Comunale, quindi prima di leggerlo e di votarlo io volevo fare alcune osservazioni. È stato detto praticamente tutto, in questo anno ci siamo detti di tutto. Quando fu nominato in questo governo politico al Ministero della Giustizia la Cancellieri fui preso da due riflessioni. Una, quella positiva, era quella di immaginare che andasse alla giustizia chi era stato ministro dell'interno, cioè lo stesso ministro che nel momento in cui la Severino portava avanti questa riforma tendeva a difendere i territori, in particolar modo questo territorio, proprio perché evidenziava la necessità che lo Stato fosse più presente per combattere la mafia. E questa era l'impressione positiva, quella che mi lasciava ben sperare sulla nomina del ministro Cancellieri alla giustizia. La diffidenza invece, e quindi l'altra sensazione, quella che poi alla fine ha prevalso, è quella che dovesse rimanere un esponente del governo tecnico precedente a difendere una riforma della giustizia che evidentemente c'è qualcuno che a tutti i costi non vuol far modificare, e di questo ce ne siamo resi conti purtroppo amaramente, perché tutte le battaglie, tutte le lotte, tutti gli incontri, gli inviti che i parlamentari e i senatori hanno fatto, i deputati e i senatori hanno fatto in questo periodo evidentemente sono caduti nel nulla. Io voglio ribadire quello che ha detto in questa sede l'avvocato Prezioso e che tanti avvocati e che tanti esponenti del comitato hanno potuto toccare con le loro mani. C'è stato chi ha preso un impegno durante la campagna elettorale e l'ha portato avanti e lo sta portando avanti. È troppo semplice dire che abbiamo votato o che abbiamo votato per far rimanere aperto il tribunale, adesso non sei stato capace di fare questo, come se il Senato della Repubblica o la Camera della Repubblica avesse un rappresentante unico. Credo che i deputati siano 400, 500, 600 e i senatori altrettanto, e immaginiamo che in questa situazione, anche se con motivi completamente diversi, perché noi oggettivamente abbiamo diritto a far rimanere questo tribunale, ma immaginiamo che tutta l'Italia che subisce questa riforma a partire dalle sezioni distaccate e che ha il suo deputato, il suo senatore, che anche se si rende conto di combattere una battaglia che a differenza di questa non è sostenibile, comunque crea problemi, crea pressioni all'interno dei gruppi politici per poter difendere l'indifendibile. Ecco perché a un certo punto i senatori e i deputati hanno fatto una sorta di pressione, un ricatto al governo, e noi adesso ci auguriamo che dopo la discussione che domani avrà il Ministro in Senato, se non dovessero venire fuori motivi nuovi, quelli cioè che noi auspichiamo, si proceda, così come chiediamo nel deliberato, alla calendarizzazione della legge che deve prorogare di un anno l'entrata in vigore di questa legge che prevede la soppressione dei tribunali. E questo sarebbe per il governo ovviamente il dramma più grande. Il fatto che su questo aspetto ci sia stata la convergenza di quasi tutti i deputati e senatori di tutte le forze politiche la dice lunga, cioè tutti hanno pressione da tutti i territori affinché la riforma venga rivista. Allora, noi ci aspettavamo, così come ci aveva detto il Ministro, farò un decreto correttivo, aveva detto, sentirò i rappresentanti delle forze politiche e farò il decreto correttivo. Poi per l'ennesima volta, sulla scia di quello che ha fatto tante volte il Ministro Severino, fino a, e non dimentichiamoci, a lasciare fuori una ventina di sindaci l'anno scorso, controllati dalle forze di polizia, i sindaci con la fascia tricolore che non potevano neanche avvicinarsi al Ministero, sulla scorta dell'atteggiamento della Severino, la Cancellieri si muove
così arbitrariamente, quindi senza ascoltare il parere del Parlamento, e non fa neanche un decreto, fa un comunicato. Ora, il fatto che al comunicato non sia seguito un decreto ci lascia anche questo ben sperare. Evidentemente, se il decreto ancora non viene fuori, vuol dire che il ministro è in grave difficoltà, perché sa che con questo pseudo decreto che vorrebbe emanare sicuramente avrà tutte le forze politiche, tutto il Parlamento che si scatenerà contro la sua riforma, e noi questo ovviamente ci auguriamo e lo andremo a verificare ovviamente domani. Sulla questione dei tribunali provinciali e subprovinciali, l'ho detto tante volte, questa a mio parere, per la mia conoscenza, credo che sia la riforma più squallida che un governo potesse fare, perché ipotizzare una riorganizzazione della geografia giudiziaria tenendo conto delle province e delle regioni in un momento in cui si parla di cancellazione delle province o di accorpamento delle province o di creazione di macro regioni, e rimanendo invece bloccati a determinati parametri, ha portato a quello che abbiamo sentito poco fa, cioè il vicino Molise con una popolazione del 50% rispetto alla nostra ha due province, quindi ha due tribunali che devono rimanere, e con esso per la regola dei tre anche due tribunalini, mentre altre realtà come Lucera rischiano o tendono a scomparire. Ma scusate, il parametro che dovrebbe permettere il mantenimento di una struttura pubblica come il Tribunale non dovrebbe essere relazionato essenzialmente e principalmente al numero di abitanti? L'offerta giustizia, la domanda giustizia non deve essere relazionata al numero di abitanti di un territorio? Ecco perché questa riforma è qualcosa di assurdo, di inconcepibile, e noi speriamo e ci auguriamo che fino alla fine almeno alcuni correttivi vengano messi in atto. Se questo non dovesse avvenire, io ritengo che la battaglia debba continuare ormai senza nessun timore e senza rischi alcuni. Forse qualche giorno fa, quando abbiamo tentato amichevolmente di bloccare un trasloco, c'era già qualcuno che da lontano aveva chiesto se ero intervenuto, perché probabilmente aveva intenzione di denunciarmi per questa questione. Io ritengo che la battaglia vada fatta. È un momento in cui il governo nazionale, ce ne accorgiamo, ha la necessità di razionalizzare, e questo è anche il giusto. Ma nel momento in cui la razionalizzazione, la riduzione dei servizi va a intaccare strutture come quella del Tribunale, che badate bene, non sono soltanto i deputati del nostro territorio che stanno difendendo questa struttura viene difesa da tantissimi deputati e senatori, anche di regioni lontanissime, per il semplice fatto che è una causa oggettivamente giusta. Si parlava prima dell'onorevole Sisto, che è di Bari, ma vi posso parlare di tantissimi onorevoli senatori del PD, del PDL, di tanti altri movimenti, anche veneti lombardi, che ritengono che la battaglia sul Tribunale di Lucera sia una battaglia giusta e che il Tribunale vada mantenuto. Guardate, se il Tribunale dovesse essere chiuso, in un momento drammatico come questo, lo dico alla città di Lucera, lo sappiamo già direttamente perché ne abbiamo parlato con funzionari del Ministero, la Conservatoria è la prima struttura che va via, insieme ad essa l'Agenzia delle Entrate. Il rischio immediatamente successivo è quello della Guardia di Finanza, poi c'è da riguardare la struttura dei Carabinieri, e forse il carcere rimarrà soltanto perché ovviamente ci sono problemi di sovrabbondanza e sovraffollamento nelle carceri. Quindi paradossalmente, voglio dire, il mantenimento di questa struttura, ci sono tutte le ragioni per mantenerla, è fondamentale per far sì che questa città possa continuare ad avere delle istituzioni che non riguardano soltanto in un caso gli avvocati o gli impiegati, ma riguardano tutto l'indotto, perché fermatevi a riflettere un attimo e vi renderete conto che da tante piccole cose poi nasce l'economia e si mantiene l'economia. La chiusura degli uffici, lo spostamento
di studi da altre parti, andrebbe a impoverire una città che purtroppo in questo momento, come tante altre, vive questa situazione. E non è soltanto una situazione di Lucera, perché Vasto, per esempio, una città non tanto lontana, ha perso l'ospedale e il tribunale di colpo, ma potremmo fare centinaia di esempi. Noi abbiamo in questo momento una battaglia vera da portare avanti, perché abbiamo i numeri per farlo, e mai come questa volta i numeri ci sono, non è una battaglia campanilistica. Io ritengo che fino alla fine, e domani le avremo la prova, ci sarà, sono sicuro, uno scontro fortissimo. Tra l'altro, un'ansa battuta pochi minuti fa annuncia che i sindacati CGIL e CISL e UIL annunciano mobilitazione contro la riforma sulla geografia giudiziaria, quindi un'ansa nazionale che va a dimostrare qual è il fermento intorno a questa situazione. Presidente, non so, ci sono delle osservazioni rispetto alla proposta di delibera, la devo rileggere nella sua interezza? Allora, delibera di dar mandato al sindaco della città di Lucera di richiedere espressamente ai parlamentari del nostro territorio circondariale di rappresentare al ministro della giustizia di emettere immediatamente un decreto correttivo come previsto dalle vigenti disposizioni, che elimini il tribunale e la procura della Repubblica di Lucera dall'elenco di quelli soppressi dal decreto legislativo 155/2012. E tanto in ottemperanza a quanto disposto da due ordini del giorno del Senato e della Camera dei Deputati emessi il 7 e l'8 agosto 2013, ovvero ad emettere un decreto legge che sospenda, sia pure per breve tempo, l'efficacia esecutiva del decreto legislativo 155 del 2012 e comunque per il tempo necessario all'emissione del decreto correttivo definitivo innanzi richiamato. Presentare immediatamente, nel caso in cui il Ministro non volesse ancora aderire ai predetti atti di indirizzo parlamentare, una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Cancellieri nei due rami del Parlamento e sostenerla nei loro gruppi politici di appartenenza. Inoltrare immediatamente, nello stesso tempo, una richiesta di audizione da parte del Presidente della Repubblica per ricredergli, nella sua qualità di garante della Costituzione, il rispetto delle istituzioni e quindi di voler egli stesso invitare il Governo ad emettere i decreti correttivi così come espressamente indicati negli atti di indirizzo parlamentare. Richiedere al Presidente del Senato e quindi a quello della Camera di voler immediatamente calendarizzare il disegno di legge già approvato dalla Commissione Giustizia del Senato sulla proroga della riforma della geografia giudiziaria fino al 31 dicembre 2014, onde provvedere ad ottenere poi e nelle more dal Governo una revisione delle norme che prevedono la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Lucera. Di mandare altresì ad un pool di avvocati che si dichiarino disponibili e competenti di presentare in ogni caso un ricorso alla CEDU, a quella internazionale di giustizia e dal Parlamento europeo tutti gli atti possibili per denunciare la palese violazione da parte del governo italiano del Trattato di Lisbona nella parte in cui ha violato il principio ivi sancito del giudice di prossimità e fatto proprio dalla Repubblica italiana, oltre che di ogni altra disposizione europea. Di sostenere ancora le iniziative di protesta poste in essere dal Comitato per la difesa della legalità in Capitanata, di cui il Comune è socio costituente, dall'Ordine degli Avvocati, dagli altri ordini professionali e dalle altre organizzazioni cittadine a difesa dell'importante istituzione giudiziaria.